3.085, 3.157 e del documento numero 3A sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. La conferenza dei presidenti di gruppo tornerà a riunirsi nella stessa settimana per la predisposizione del calendario dei lavori di settembre. Il programma si intende conseguentemente aggiornato. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2014 e progetto di bilancio interno della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2015. Ricordo che nella seduta del 20 luglio, dopo la relazione del Questore, deputato Gregorio Fontana, si è svolta e conclusa la discussione congiunta. Ha facoltà di replicare il deputato Questore Stefano D'Ambroso. Prego, deputato D'Ambroso. Grazie Presidente. Si deve alzare. Sì, eccoci qua. Prego. A nome del Collegio dei Questori ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione generale per le loro considerazioni. Alla luce di quanto emerso, il dato che mi sembra più rilevante registrare è il generale riconoscimento dei risultati che il Collegio dei Questori, ma soprattutto l'Ufficio Presidenza, hanno conseguito in questa legislatura nell'opera di razionalizzazione e di revisione della spesa delle nostre istituzioni. Alcuni colleghi lo hanno fatto condividendo modalità e risultati di questa azione, altri lo hanno invece fatto da una prospettiva critica, anche con toni aspri. Nell'uno come nell'altro caso, ciò che conta è la condivisione di un dato, la forte e chiara diminuzione del carico che cittadini e contribuenti hanno sostenuto per il funzionamento della Camera dall'inizio di questa legislatura.